Si è svolta la terza edizione di ABC Digitale, un progetto ideato da Open Group per favorire lo sviluppo di cultura digitale che includa tutti i contesti di vita e le diverse fasce di età. I partecipanti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse attività, seguendo tre percorsi: multimedia, videogiochi e programmazione. ABC Digitale è un acronimo per adolescenti, bambini e cultura digitale, e appunto vediamo qui tante persone, soprattutto molti bambini e ragazzi giovani che stanno sperimentando vari laboratori di tutti gli stand che sono qui esposti. In che cosa consiste questa iniziativa e qual è lo scopo e a chi vi state rivolgendo? Allora, ABC Digitale ha la sua terza edizione. Quest'anno abbiamo voluto farlo all'interno dello spazio di Open, è un'iniziativa promossa da Open Group e mira a creare uno spazio. Come vedete qua oggi, è uno spazio che crea connessioni, che permette alle persone di incontrare e di assaggiare il digitale sotto varie forme. Quello a cui teniamo in particolar modo è offrirci non solo agli adolescenti e ai bambini, ma possiamo anche leggerlo come adolescenti, bambini e cittadinanza tutta, se vogliamo, no? Perché è uno spazio dove le generazioni si incontrano, guardano il digitale insieme e scoprono anche degli usi. Noi abbiamo un settore educativo importante all'interno di Open, così come tanti altri, infatti c'è la disabilità da un'altra parte, le biblioteche, ma anche altre realtà esterne ad Open che sono amiche e con cui collaboriamo per ampliare il discorso sul digitale. Qual è l'interesse di Open Group nei confronti dei più piccoli e in che modo questa iniziativa si propone per diffondere la cultura del digitale verso di loro? Allora, diciamo che proprio il focus di quest'anno è proprio l'infanzia e anche insomma il target un po' dei visitatori oggi insomma lo dimostra. Il tentativo infatti è di promuovere la cultura digitale sin da piccolissimi, quindi partendo dalla consapevolezza che ormai fa parte, no? Il digitale fa parte dei molteplici linguaggi che costituiscono la realtà oggi. A quel punto noi abbiamo cercato nei nostri servizi, perché Cooperativa Open Group gestisce nidi e scuole dell'infanzia, di introdurre il digitale a sostegno della didattica. Questo significa che sin nel nostro nido, quindi fascia d'età 0-3, noi introduciamo all'interno della programmazione, quindi in una cornice pedagogica di riferimento ovviamente, il digitale. Un esempio che abbiamo provato oggi è la stanza immersiva, che è un esempio proprio per amplificare la percezione, diciamo, sensoriale del bambino e per raggiungere tutti quegli obiettivi legati alla creatività, alla fantasia e alla meraviglia. Quindi il digitale come amplificatore di tutti questi bisogni infantili. Sunsight Training è un software che permette a chiunque di imparare ad ecolocalizzarsi nello spazio. Che cosa significa? Significa utilizzare la tecnica che usano ogni giorno i pipistrelli o i delfini, però su di noi. Questo naturalmente è molto interessante, potrebbe cambiare la vita di tantissime persone non vedenti, perché utilizzando il proprio udito potrebbero imparare a percepire lo spazio. E se si trovano in un luogo chiuso e stretto, in una chiesa, in uno spazio aperto. E questo l'allenamento potrebbe permettere loro, ad esempio, anche di imparare a distinguere un oggetto dall'altro, non solo uno spazio dall'altro. Io oggi sono qui per dimostrare che noi abbiamo costruito questo software che diventerà sia una palestra che un allenatore, per chiunque voglia immedesimarsi nella vita di un pipistrello o di un delfino e imparare così a ecolocalizzarsi nello spazio. Il tema è conosciamole insieme perché il digitale c'è, il digitale è intorno a noi, la nostra società è già una società digitale, quindi quello che facciamo è guardarlo in modo critico, consapevole e trarne quello che ci può dare di più bello. Ovviamente ci sono anche i rischi connessi al digitale, come connessi agli altri contesti di vita. E quindi
dobbiamo essere di fianco alle persone, soprattutto alle nuove generazioni, per accorgerci e proteggerci laddove ci sono rischi, ma anche aprire spazi di connessione e di crescita dove ci sono opportunità. Il nostro gruppo è di adolescenti dagli 11 ai 16-17 anni e sono molto interessati al tema del digitale, videogiochi e quant'altro. Quindi insieme alla nostra coordinatrice abbiamo deciso di portarli qua. A loro piace tantissimo, erano un po' titubanti quando sono entrati perché avevano il telefonino, volevano usare il loro, però l'hanno messo via e stanno partecipando a tutto. E quindi mi piace, giocherei anch'io se potessi invece di stare con loro, quindi siamo molto soddisfatti di questa iniziativa. Come mai ha deciso di portare qua i suoi figli e cosa pensa di questa iniziativa, se la trova interessante? L'iniziativa è molto interessante, sicuramente c'è bisogno anche da parte degli adulti, soprattutto da parte degli adulti, di conoscere meglio le nuove tecnologie. Io personalmente sono una scimmietta ammaestrata, cioè utilizzo le tecnologie ma in realtà non so che cosa sto facendo. E i bambini che già li utilizzano, secondo me è molto importante che lo facciano in modo più consapevole. E quindi iniziative come queste, le tante associazioni che vedo, comunque laboratori che stanno nascendo su questo versante sono molto importanti.